piccola allargata a trazione integrale è molto potente. Qui ci sono 261 cavalli. Questa è la ricetta per le piccole bombe che ricordano le auto da rally. Un tipo di auto uscito dai radar negli ultimi anni, ma è la Toyota a riproporcelo con la Yaris GR. E non è un caso, perché proprio con la Yaris la Toyota sta dominando il WRC, o se preferite, il campionato mondiale rally. La sigla GR sta per Gazoo Racing, il reparto sportivo della casa, che ha firmato anche questa versione stradale dell'auto. Un gustoso giocattolo per appassionati. Ecco i suoi numeri. Il 1.6 turbo sprigiona 261 cavalli, una potenza record per un 3 cilindri, che con i 1.280 kg di peso dell'auto si traduce in un favorevole rapporto peso-potenza di 4,9 kg per cavallo. Con la leva dalla corsa breve sono 6 le marce da inserire in rapida sequenza per eguagliare il tempo di 5,5 secondi promesso per incenerire lo 0 a 100. Per la velocità ci si accontenta, si fa per dire, di 230 orari autolimitati. Con le altre Yaris, la GR ha in comune i fari e i retrovisori. Stop! Rifatta la carrozzeria, l'unica della famiglia a 3 porte. Tutta la veste aerodinamica dell'auto è stata rivista ai fini delle prestazioni. Per esempio, ai lati del paraurti ci sono delle prese d'aria che convogliono l'aria direttamente sui freni per raffreddarli. E poi la GR è più lunga, bassa e larga, fa uso dell'alluminio per porte, cofano, portellone e il tetto è in fibra di carbonio. Specifici sono anche i cerchi in alluminio forgiato con pneumatici 225/40-18. L'impianto frenante ha pinze a quattro pompanti e dischi baffati. Non ultimo, il sistema 4x4 include una frizione a controllo elettronico che ripartisce la trazione fra i due assi in base alla modalità di guida scelta con la manopola nella console. In normal, il 60% della coppia è trasmesso all'avantreno e il restante 40% al retrotreno. In sport è privilegiata la motricità dietro, con il 70%, davanti resta il 30%, mentre in track la percentuale di trazione è identica al 50% fra i due assi. Nella sua semplicità l'abitacolo ricalca quello delle Yaris normali. La strumentazione però è analogica e la forma fusolata della carrozzeria ha ridotto, e di parecchio, lo spazio dietro e per i bagagli. La posizione di guida non è eccessivamente sportiva, i sedili non strizzano troppo e la seduta è alta, il che è un vantaggio per il comfort. Con quattro ruote sempre in presa c'è tanta trazione, in più con il differenziale torsen davanti e dietro la coppia viene distribuita sul lato destro e sinistro dello stesso asse, in questo modo i pneumatici hanno sempre il giusto grip, il risultato è che si esce dalle curve a velocità considerevole. Il cambio ha innesti secchi, precisi e può fare perfino la doppietta da sola. La spinta del motore è di quelle veramente decise. Ai medi regini poi la progressione è consistente e il turbo lag è limitato. Il rombo che proviene dallo scarico è di quelli che entusiasma e il frullare dei tre cilindri è davvero contenuto. Cosa scrivere sull'assegno per portarsi a casa il giocattolone che profuma di rally? 39.900 euro, che includono tutto, da un sofisticato impianto multimediale con schermo di 8 pollici ad aiuti alla guida come il mantenimento in corsia.